Prende il via questa sera invece la 13ª edizione del Paese dei Balocchi. Tutto pronto, è arrivato anche Don Luigi Ciotti, mentre le immagini arrivano in diretta da Piazza Bambini del Mondo. Vedo Lino Balestra davanti alla balena e dietro c'è pure Geppetto, insomma, vedo che sei in buona compagnia. Te Lino. Sì, Marco, buonasera, buonasera a tutti voi. Qui dalla Piazza Bambini del Mondo siamo al cospetto di uno dei simboli della fiaba di Pinocchio, la balena, e sono anche circondato un po' da tutti i personaggi, da tutte le figure che rappresentano la fiaba, che è il filo conduttore del Paese dei Balocchi. E qui veramente c'è un gran clima, c'è grande fermento. Don Luigi Ciotti, l'avete accennato prima, riceverà la fascia di sindaco per quest'anno. Fra pochi minuti, e noi lo abbiamo intervistato, ma prima di farvi sentire ciò che ci ha detto, ciò che ci ha rilasciato i nostri microfoni appena arrivato qui a Bellocchi, c'ho un personaggio forse il più simbolico insieme agli altri della fiaba che vuole esprimere un concetto anche lui di libertà. Insomma, Mastro Geppetto, qual è il suo concetto di libertà? A parte il mal di mare che ho, vado sulle cose serie. La libertà non è far quello che si vuole, ma è osservare le regole che ci sono. E quindi anche Don Luigi Ciotti ha espresso un concetto molto, molto intenso di libertà. Allora vi faccio ascoltare le sue parole e poi ritorniamo qui per l'ultima chiusura. E quindi do la linea alla regia per farvi ascoltare l'intervista di Don Luigi Ciotti. Siamo in compagnia del futuro sindaco del Paese dei Balocchi. Don Ciotti. Qui in questa edizione 2016 il tema è un tema a lei molto caro e molto conosciuto, la libertà declinata in tanti gradi, in tante sfumature. Quante ce ne sono di libertà? Ma infinite, perché la libertà innanzitutto è responsabilità e non come congiunzione, ma come verbo. Responsabilità e libertà si devono saldare fortemente insieme. La libertà anche però è impegno, perché significa non dimenticarci che noi siamo chiamati a impegnare la nostra libertà per liberare chi libero non è. E chi è povero non è libero, chi è senza lavoro non è libero, chi vive di forme di dipendenze, di violenze, di schiavitù, di sopruso non sono persone libere. E quindi questo è un momento di gioia, di festa, di grande partecipazione, ma anche di grande responsabilità che noi abbiamo verso questi bambini, che hanno bisogno di trovare dei punti di riferimento veri, coerenti, credibili. Hanno bisogno di trovare la loro libertà, che vuol dire conoscenza, perché la conoscenza è la via maestra del cambiamento. Conoscere per aiutarli a diventare dei cittadini non a intermittenza, ma cittadini responsabili. E allora c'è una dimensione educativa, la responsabilità dell'educare, educare la responsabilità. Allora di tutto questo cercheremo di riflettere insieme, io in modo molto indegno. Mi hanno sollecitato, mi hanno chiesto, penso che tanti altri avrebbero potuto meglio di me qui rappresentare un impegno per la libertà in tutti i sensi. Ho accettato di fare anche questo momento di condivisione perché si impara. E si impara da questi bambini, da questi papà, da queste mamme, i bambini che sognano, che vedono Pinocchio, che vogliono entrare lì dentro, che vogliono uscire. Allora io credo che c'è qualcosa che ci bolle qui dentro, perché il futuro che abbiamo davanti agli occhi è una situazione certamente non facile. Ecco, Ecco, Lino, torniamo in collegamento con sì, Bellocchi. Marco. Ecco, abbiamo Sì. sentito questa bella dichiarazione di Don Luigi Ciotti. Ecco, in chiusura del nostro telegiornale, volevo chiederti a che ora inizierà? Dacci un po' Dimmi. il cronoprogramma di questa sera. Allora, qui è già tutto attivo, la balena, se Filippo Pucci, l'operatore, si gira, inquadra anche l'area food e laggiù in fondo la casa di Geppetto dove i bambini saranno accolti. Adesso qui naturalmente è tutto attivo, però la cerimonia così ufficiale di apertura si avrà alle ore 21, quindi alle ore 21 ci sarà il cambio della fascia tra Nino Fezza, il sindaco,
sindaco uscente, e Don Luigi Ciotti, che è il sindaco appunto di questa edizione. Quindi la cerimonia ufficiale avverrà a quell'ora. Però già tutte le attrattive, già tutte le attrazioni, compresi loro, gli animatori, sono già pronti per accogliere i bambini. Bambini e non, come vedete anch'io sono una vittima sacrificale della loro gioia, ma invitiamo tutti quanti a venire qui e constatare di persona, insomma, ecco, l'allegria che c'è. Adesso Marco, io devo allontanarmi perché ci sono insomma due persone che mi devono accompagnare, mi hanno detto che hanno bisogno di me e quindi... Io insomma chiudo così il collegamento nel telegiornale, la mia presenza richiesta altrove, insomma, scusate le spalle, chiudo qui il collegamento. Va bene, ti verremo a portare le arance. E allora il telegiornale finisce qui, grazie per aver seguito Occhio alla Notizia, a voi tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.